Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Io mi sto riprendendo alla grande dal malessere che mi ha accompagnato per tutta la precedente settimana. Ancora rompe un po' le scatole, però insomma, diciamo che rispetto alla settimana scorsa il miglioramento è colossale. Infatti, fino a qualche giorno fa ero senza voce, avevo mal di gola pazzesco. Praticamente ogni volta che parlavo partivo a tossire e pensavo di morire davanti alla gente da un momento a quell'altro e non sto ingigantendo il problema. Fortunatamente però diciamo che sta passando, il più è passato, il peggio è passato, come dico io, e adesso insomma, a parte qualche volta un po' di colpi di tosse, però spero che non diano problemi durante il video. Quindi, io sono Alessandro delle Vigne, questo è il mio canale, ma questo già lo sapete. E dopo questa bellissima introduzione, partiamo con il video. Oggi video spacchettamento, infatti mi è arrivato un pacco! È da tanto che non faccio un video spacchettamento, sono un po' emozionato, ma ultimamente non è che ho niente da farvi vedere, sinceramente, perché di acquisti proprio particolarmente interessanti, di cosplay, di altre cose, non ce ne sono stati, a parte l'ultimo del costume del medico della peste, che prima o poi vedrete, ha tutto a suo tempo, e niente, poi è andata la parrucca di Keia, di Genshin Impact, quindi c'è stato proprio poco. Oggi video spacchettamento perché mi ha dato un pacco, ma c'è una postilla, ovvero non è un pacco, non è un acquisto che ho fatto io, ma bensì è un regalo, perché so già che è un regalo anche se non l'ho aperto, un po' perché sto aspettando solo dei regali, perché non ho, ripeto, ordinato niente, ma soprattutto perché il corriere, cioè Amazon, gentilissimo. Non so, ho sbagliato, il Corriere Amazon sono due cose diverse. Comunque, Amazon, gentilissimo, ha scritto sulla causale che cos'è. Quindi so già cosa c'è dentro, quindi so già che è quella cosa lì. Quindi spero di non fare figure di cacca, nel senso faccio un video spacchettamento convinto che ci sia una cosa e poi magia ne scopriamo un'altra. Oddio, sarebbe comunque un bel plot twist, sinceramente. E niente, quindi iniziamo subito a spacchettare. Intanto che spacchettiamo, ci aggiorniamo un po'. Allora, aggiornamenti degni di nota che vi devo dare. In realtà ce n'è soltanto uno. Non è ancora proprio sicuro al 100%. Infatti, non ho ancora fatto annunci sui miei principali social, nel senso su Instagram più che altro, per il fatto che per scaramanzia sto aspettando di sapere, di avere la conferma assoluta. Cambio forbici perché queste proprio non tagliano nemmeno l'anima, letteralmente. Proviamo con queste, sì, con queste andiamo alla grande. Non volevo distruggere la scatola, volevo fare un'apertura un po' bellina, cioè proprio come fanno tutte le persone intelligenti, ma ahimè io non sono una persona intelligente. Comunque, dicevo, sto aspettando di avere conferma perché non vorrei annunciare sui social: oh mio Dio, ragazzi, venite a trovarmi, ci sono, vi aspetto, salutiamoci, tutto quanto, quando poi non ci vado e fare una figura un po' di meschina del cavolo. Probabilmente avete capito dove voglio andare a parare. Parlo di Lucca Comics. Allora, io non vado a Lucca da un bel po' di tempo, ovvero l'ultima volta è stato prima della pandemia, ultima edizione che ho fatto. Poi dopo, tra la pandemia, tra altri cavoli, non ci sono più stato, quindi sono fuori Lucca da un bel po' di tempo. Quest'anno mi è stata offerta la possibilità di tornarci, cioè avrei la possibilità di tornarci, però appunto non ne sono ancora sicuro perché mi devo organizzare con altre persone, quindi tutto sta come riusciamo a organizzarsi più che altro, e si è spento ovviamente tutto, non è un mio video se non diventa buio a un certo punto, e quindi insomma tutto sta più che altro in base a queste persone, come riesco, se riescono a organizzarsi, quindi io vado molto al momento, di conseguenza a loro. Io ci spero tantissimo, quindi se tutto va bene, il 29, che è un sabato, mi trovate a Lucca almeno fino a metà giornata. Non farò tutta la giornata, ovviamente, come ben sapete, però insomma diciamo che fino a metà pomeriggio, dalla mattina fino verso le 4, 4 e mezzo, le 5, ci avete possibilità di incontrarmi. Quindi ovviamente poi farò il mio annuncio quando sarò sicuro al super mega iper 100%. Di esserci, farò l'annuncio, così se qualcuno di voi vuole venire a vedermi di persona, vuole fare un saluto, dubito che a qualcuno interessi conoscermi, però se qualcuno è interessato a conoscermi avete la possibilità di farlo.
E detto questo, il cosplay non ho ancora ufficialmente deciso, ma sicuramente porterò Chucky perché siamo sotto Halloween. È il mio best cosplay ever. Dopo Chuck Xavier, ragazzi, ho spaccato il lunare con quello. E ok, iniziamo a spacchettamento. Allora, innanzitutto c'è una carta, guardate, bellissima la carta. Tra l'altro dovrebbe essere quella ecologica, quindi questa la conservo per altre cose. La scatola, sono riuscito a aprire la scatola senza distruggere, avete già visto cosa c'è. Ok, questo qui che cos'è? Allora, innanzitutto, vi dicevo prima, è un regalo. Sì, è un regalo perché abbiamo recentemente, io e la mia signora, festeggiato l'anniversario di fidanzamento. Come sapete, siamo anche in procinto di sposarci. Siamo in fase di organizzazione e mi ha fatto, ovviamente, ci siamo fatti regali. Ci teniamo tantissimo a fare i regali ed è arrivato il mio. Il suo era un Funko Pop di Black Widow e che desiderava da tanto, sono riuscita a trovarlo a un prezzo accessibile perché non so cosa è successo, ma negli ultimi mesi lo vendevano solo a cifre esagerate. È diventato, credo, edizione limitata e non lo sapevo. Comunque questo butto nella scatola perché così almeno vedete la mia bellissima felpa di Angry Birds che mi accompagna da anni. Questo è il regalo. Aspetta, innanzitutto magari se riesco a farvelo vedere senza far vedere la mia immagine, magari no, è un po' difficile, ok, forse siamo riusciti perché purtroppo è proprio trasparente, quindi ci riflette un sacco il video. Comunque ecco qua, questo qui è il regalo, per chi seguisse un po' i Ghost è una statuina, una figure bellina di Papa Emerito III, vertebrate bellina. Date bellina, poi anche originale, quindi grazie, cazzo, complimenti, io adoro quella donna. E ci sono, dietro ti fa vedere gli altri modelli, c'è anche il cardinale copia, bellissima. Poi tra l'altro devo essere sincero, questa è la mia versione di papa preferita, nel senso di tutti i papi, Papa Emerito III è il best per me. Anche il quarto è comunque, sono tutti belli, alla fine, l'importante comunque è sempre lui, quindi poco cambia. E a proposito di Papa Emerito III, vi faccio un piccolo spoiler, probabilmente sarà il cosplay di Halloween di quest'anno. Per chi mi segue, chi mi conosce di persona, sa che io ho la bellissima tradizione che per buonanotte, che per Halloween e per Carnevale io vado al lavoro, dove sotto vado in abiti civili, ci vado in cosplay. L'anno scorso c'è stato Chucky, quest'anno probabilmente sarà lui, però non la versione da papa, ma l'altra, quella con il microfono, il guanto bianco, guanti bianchi, eccetera, eccetera, più semplice. Ma il trucco, farò il trucco perché ahimè non è una maschera, mi non faccio il trucco, quindi stay tuned perché veramente quest'anno facciamo le cose proprio pazzesche. E niente, quindi questo è il bellissimo regalo, guardate che bello, bellissimo. Io non ve lo farei vedere, ma non voglio frantumare subito la scatola perché veramente è bellissima. Bellissima, poi lo cavo dalla scatola e lo metto in esposizione. Allora, bellissimo. E niente, cosa posso dire se non grazie alla mia meravigliosa fidanzata, moglie, amica, sorella, cugina, tutto in famiglia. Sto scherzando, vabbè, non siamo Targaryen neanche Lannister, però vabbè, questo è il regalo, è bello, bellissimo. Non so dire nient'altro, beh, è bello, l'adoro, non so fare i commenti sulle robe che mi arrivano, a parte veramente niente. Quindi l'unica cosa comunque che voglio dire, voglio ribadirla perché per me è un'occasione bella e buona per dirla, è che la amo tantissimo e che sono una persona, a parte tutto della mia vita, di poche cose mi posso vantare, non posso vantarmi di essere ricco né famoso, ma posso vantarmi di avere accanto una persona fantastica e di avere degli amici fantastici che riempiono la mia vita e che mi amano per la persona che sono. E per me è un'occasione buona anche questo video, anche un video di spacchettamento, è un'occasione per ricordare a tutti loro quanto io li amo immensamente. Quindi amore, ti amo e grazie per questo coso che non riesco a farvi vedere per bene perché ogni volta sbirluccica, Papa Emerito sbirluccica, è come Edward Cullen. Anzi, ne approfitto per fare un riflesso, vi faccio vedere lo sfondo di Google, che non è altro che una foto di Chucky e Tiffany. Perché ovviamente c'è anche Tiffany, love, forever. E niente, questo è il video, questo è il regalo, questo è il Papa Emerito, Avemus Papa Emerito, e sono tanto contenta di averlo.
questo è il video e quindi ci vediamo prossimamente e appena ho la conferma, ripeto, assoluta, sicura al 100% di essere presente a Lucca, lo troverete sui miei social e troverete anche ovviamente il cosplay che porto, perché così se no come fate a riconoscermi? A parte che una faccia come la mia non passa, secondo me, inosservata. Ma non perché sono famoso, ma perché sono un coglione. Detto questo, vi mando un grandissimo bacio, ci vediamo al prossimo video e non dimenticatevi di andare a vedere il video precedente a questo, ovvero la mia recensione sulla serie Netflix su Vanna Marchi, perché quella serie va vista. E soprattutto non dimenticatevi di iscrivervi, di seguirmi su tutti i miei social e ci vediamo al prossimo video, che non so cosa farò, ma lo farò. Ciao ciao!